Ecco, potremmo mandare un contributo in base anche a quello che abbiamo colto in banchina, perché la Barcolana, come dicevamo in apertura, è una festa della vela, ma anche un'occasione per incontrare tantissime tipologie di appassionati e soprattutto situazioni dove la barca a vela, la regata, può essere anche metafora di espressione di contenuti. E noi abbiamo incontrato, ci siamo incuriositi perché c'erano delle magliette di un equipaggio che avevano scritto cambiamo rotta, dato che insomma il velista è sempre pronto a cambiare rotta, a patto che ci sia il vento naturalmente. Oggi mi sembra difficile cambiare rotta, bisogna fare rotta sulla boa. Vediamo che cosa ci ha detto il presidente di questa associazione. Cambiamo rotta, sentiamo. Barcolana, vetrina d'eccezione, tanti incontri e sulla banchina del Molo Audace vediamo Cambiamo Rotta, Fiaso, insomma un'iniziativa che è arrivata qui a Trieste, ma perché? Perché è necessario cambiare rotta per il bene della sanità pubblica. La FIASO, che è la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, organizza quest'anno un grande evento che si terrà a Roma il prossimo 8 novembre. Siamo qui a Barcolana per rappresentare la passione per la sanità pubblica. Quello che oggi serve è un cambiamento di rotta e noi siamo qua per questo. E i velisti sono molto abituati, no? Hanno le barche all round, ad attestarsi alle condizioni. Ecco, voi siete in barca, che cosa vi aspettate, ma da un punto di vista proprio velico? Perché di vento ce ne sarà un po' poco, penso. Però noi abbiamo la capacità dimostrata da tanti anni di adattarci a qualunque condizione. Daremo come sempre il nostro meglio e avremo un successo come quello della sanità pubblica italiana, che è una delle migliori del mondo. Voi avete un equipaggio, ricordiamolo, composto da non velisti per caso, magari non tutti esperti di vela, però tutti rappresentanti di istituzioni di eccellenze. Qui ci sono i direttori generali delle più grandi realtà ospedaliere e territoriali d'Italia. È una squadra che è accomunata dalla passione per la sanità pubblica, è una squadra che ogni giorno si spende e lavora per il bene dei nostri cittadini. E questa è una testimonianza, insomma, tante presenze, tanti punti di vista. Questo è un aspetto molto positivo della Barcolana, festa della vela, ma dove poi si trovano tantissime realtà.